Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un bello spamino di ciao, mi fa piacere, molto molto bene. Molto 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 bene. Mi sono rotto la tibia a sinistra e adesso posso guardarmi le travi senza pensieri. Stonks! No, mi dispiace, mi dis... Però Stonks, un piccolo Stonks. Felice dell'uscita di Tsubasa. Felice. Oggi ho pure sentito di nuovo la ragazza di Bandai, quindi... Si giocherà, si giocherà. Giocheremo a Capitan Tsubasa qui sul canale. Ragazzi, volete vedere la squadra completa? Volete vedere la squadra completa? Io però proporrei un travestimento, la modalità inverno. Perché va bene tutto che c'è caldo, però come va? Oh shit! Ho staccato le cuffie. Ok, modalità inverno. Oh. Modalità inverno. No, sto scherzando. È che ieri l'ho tolta e... E praticamente adesso dormo col lenzuolo. Stonks! Emilio, grazie per l'iscrizione. Ragazzi, no, c'è un po' freddo. Ho un po' freddo alle gambe, onestamente. Perché... Cioè, non dovrei avere freddo alle gambe. Perché essenzialmente c'è il PC qua sotto. Quindi. Sembri un bambino che ha paura dei mostri e la notte sta sotto la copertina per proteggersi. Allora. Questa cosa l'avevo provata a fare, guardate. Volevo provare a settare beta. Come attaccante neutro insieme a Wolfram. L'avevo fatto, è pronto il Miximax, però non mi piace graficamente, ok? Non mi piace come viene fuori. Non mi piace davvero. Quindi, nonostante sia bello forte come Miximax, raggiunga valori alti, piuttosto alti. Vedete un bel, tra l'altro qua, 596 perché non ha l'equipaggiamento. Adesso glielo mettiamo. Ok. Vedete che raggiunge un 666 in tiro, 404 in attacco, velocità 336. Però non mi piace, non mi piace. Anyway, la mia squadra è questa. Eccola qua. Ve lo faccio vedere così oppure no? Credo posso farvela vedere lo stesso qua. Yes. Allora, in porta Shaw, un mix con Ra. Ed è davvero forte. Non credevo fosse così forte, ma è davvero davvero forte. In più adoro Shaw, è un bel personaggio. Con il Miximax non mi piace un granché. Non mi piace un granché. Questi capelli neri credo siano più carini rosa, però vabbè, è forte, quindi un po' ci chiude un occhio. Dopodiché Shawn in difesa. Shawn in difesa perché? Perché Shawn è il mio personaggio preferito, lo adoro quando giocava in difesa e quindi in mix con Rom. Non è male, non è male, il tiro lascia un po' a desiderare, però gli ho messo solamente il richiamo del lupo, quindi non è nemmeno allenato, tra l'altro.
E qua abbiamo invece Gabi. Gabi è il giocatore che, il secondo giocatore che raggiunge il valore più alto della squadra, ovvero 746 di difesa. Quello che raggiunge il valore di tiro più alto è invece Bylong con 765. È forte, è molto forte. Credo che tra l'altro in molti l'abbiate provato Gabi in mix con Aitor, quindi è un classicone, ma a me piace Gabi, quindi sti cazzi. Togliete come allenatore. Il punto è che l'ho messa un po' a caso, quindi adesso ne sceglieremo uno insieme. Goldie, anche lei mi piace molto. 674 di difesa. Buono, buono. Con Amaterasu e Apollo. Amaterasu è un po' però alla fine è un po' sticacchi. Gimus con Burton. Mi avete detto che era forte. Effettivamente, sì. È forte, è forte, forte, forte. È un piccolo mostro. È un piccolo mostro. Come allenatore metti Sabel. Forse non ce l'ho ancora perché dovevo finirle le amichevoli, sai? Yes. Mi hai detto che è forte Cometti per la trappola del fuorigioco. Però non ce l'ho ancora la trappola del fuorigioco. Quindi, non ce l'ho, vero? Non ce l'ho. Devo finire le amichevoli ancora. Un difensore di riserva, ce ne sono due. Agnet Presari e Lucy Hailstone. Lei fa anche da centrocampista. Ho voluto settarla in un modo strano che appunto facesse da... Così da mediano, ok? Abbiamo... ce l'ho Sabel? O Zabel? Vedi? Non ce l'ho Sabel. Sabel è quello dei Cavalieri Oscuri, non ce l'ho. Centrocampisti, credo siano davvero interessanti perché sono diversi, secondo me, dal solito. Che un pochettino vediamo dappertutto. Io uso Mei, l'ho scoperta su Galaxy e sono innamorato. Con Ayari è forte, molto 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 forte. Però io adoro ancora di più Felis. È probabilmente la mia giocatrice preferita di tutto in Azuma Eleven. Mi piace davvero un sacco il character design e quel set lì è davvero 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 forte. Può dircelo anche Fabio che abbiamo giocato una partita online l'altro giorno e ha preso tante botte, soprattutto da lei. Perché non si direbbe, ma quel 176 di tiro si trasforma in anche un tiro da 1700-1800 che wow, è settata come dribblatrice. Però fa de dei tiri incredibili. Qua c'è Byron con Cash. Ho detto tengo il colpo supremo perché Byron senza colpo supremo. Chi è? Chi è? Ed è forte pure lui. Molto, molto, molto forte. Fa dei dribbling incredibili. In più c'è Ocho con Rosie. Inizialmente io ad Ocho volevo mettere Jimmy Mac. Jimmy Mac, come si chiama? Tuttavia mi sono detto. Non fa. Troppo valore, non ha tanto attacco. Così invece a 593 che può sembrare poco, ma in partita fa sui 2000, 2100 a volte. Quindi mi piace davvero davvero un sacco. In più ha 455 di velocità, è davvero un mostro e ve lo faccio vedere tra pochissimo. Insomma, spirito Super Pegaso Rosso, Killong. So che c'è l'assalto invincibile come tecnica di elemento vento più forte del gioco, ma io volevo il vento supremo perché mi piace un po' variare, ok? Non volevo avere un altro giocatore con l'assalto invincibile, in questo caso è Bylong, e quindi ho dato il vento supremo e richiamo del lupo ad Ocho, anche per variare, vi dicevo. Bylong, gli potrei mettere la galleria del vento, credo proprio che lo farò, ma in realtà è davvero davvero forte così. Non so perché lì c'è super tecnica spiritica. Non ne ho la più pallida idea. Credo di essermi sbagliato a metterglielo. Quindi va cambiato. Ok, non me ne ero accorto. Ma a dire la verità, forse anche altre ce l'hanno. Perché mi ero messo a cambiarli un po' ieri per provare diverse cose. Però, no, solo lui. Va bene. Ho miscliccato allora. E in più abbiamo anche Zanark in mix con Cho. Lui è davvero, 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 davvero forte. Mi piace davvero un sacco Zanark. Fai
Panchinari, panchinari, Mark con Sam. Io questo non so se mi può piacere, vi dico la verità. Vi dico la verità, non so se mi può piacere il Miximax in sé. Per il resto è forte, è molto molto forte. Però credo di magari fare un mix Mark con Mark adulto, dopo che l'avremo reclutato. Ancora ci sto lavorando. Presari con Morir. È un mix che avevo in mente da quando ho ricominciato il gioco. Morir mi piace molto come giocatrice. Presari idem. E forte anche lei. È forte tutta la squadra, a dire il vero. Quindi, ehi, Kalla. Kalla, anche lei, molto molto divertente da usare. Attaccante di tipo fuoco. Ma ancora più divertente da usare è Skipper. Skipper me lo porto dietro da un sacco di tempo, da quando eravamo ancora su Inazuma Eleven 2. È davvero divertente con Flurry. L'ho trovato a caso questo giocatore, devo essere sincero. Ho visto che era parecchio forte. E quindi 332 come tiro, velocità abbastanza alta. Va in mix, ho detto. Va in mix. E lui è settato come un classico giocatore di elemento neutro, tranne per la Zero Magnum. Mi ha detto Fabio, mettigli il Furin Kazan Destroyer, però mi fa schifo a me il Furin Kazan Destroyer. Posso essere sincero? Quindi ho detto, mettiamo Zero Magnum e passiamoci sopra. Infine, Lucy Easton, Icer. Lei non so se tenerla in squadra, ma a dire la verità non è nemmeno male. Il mio intento era di usarla come mediano, quindi se devo metterla in campo, cambio posizione, cambio modulo, scusate, e la metto qua, tra l'attacco e la difesa, in modo che appunto possa fare entrambe le cose. Di per sé non è male, mix con Weathervane, quindi le passa un pochettino della sua difesa mostruosa. E ha dei valori bilanciati, vedete che ha 400 in attacco, difesa e velocità. E gli ho lasciato anche un po' di tiro perché comunque si ha la sfera di ghiaccio. Oggi volevo fare tra l'altro le amichevoli Avo. Questo perché ieri le avevo cominciato a fare, ma mi sono sbagliato e ho resettato il gioco. Quindi ho buttato i progressi, ho fatto contro le donnelle d'inverno e contro gli orsi dorati. Ho vinto tipo 7-0 contro entrambi. E GG. Ora, le donnelle d'inverno. Vediamo un po' se riusciamo a batterle anche questa volta. No, non è crashato. Ho premuto F5 ed F5 riavvia. Quindi, all'acco. Attiverei Pegaso. Domani esce il save editor. A tal proposito, ho finito di tradurlo insieme. Cioè insieme, l'ho fatto da solo a dire il vero. Però l'altro ragazzo francese che mi ha chiesto di farlo è stato abbastanza contento. Quindi non so se esce domani anche in italiano. Però dovrebbe uscire, sì. L'audio è disattivato? No, l'audio è proprio non lo stava catturando. Adesso dovrebbe. Sapete perché era disattivato? Perché ho tolto le cuffie per sbaglio prima. No, dice del... Dice in sottofondo del gioco. Attenzione alla galleria del vento, attenzione. Boom! Io adoro Ocho. Adoro Ocho. Mamma mia, che bello. Andiamo con Zanark, perché lì c'è King. Sentite adesso il volume del gioco? Let's go, Zanark. Mi sa che ci va Byron. È Bylong, a dire il vero. Gioco simulatore semplicemente perché lo vedete con una qualità più alta. Tutto qui. Lo vedete con una qualità più alta. Non devo stare a settarlo il 3DS, eccetera eccetera. Mi viene più comodo, a dire il vero. Pa 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 p
Comunque si farà anche un video, credo, sul save editor. Per spiegarvi anche come scaricarlo, come impostarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è davvero, davvero facile. Zanark è maximizzato con Cho. Ryun Cho. Allora, qua andiamo con... Allora, aspetterei, manderei in Miximax Sho. In modo da avere Robin come spirito. Tanto qua andiamo di muraglia di Atlantide. Che fa male, fa molto molto male. Invece qua va di Brunilde armatura. Lei ha le bolle dell'arcobaleno, me lo ricordo molto bene da ieri sera. Ciao Stefano. Buon 1000. Ci sta, ci sta, ci sta. Per aver 13 di difesa ci sta. Mi ha fatto battere Simon. Eh? Non ho capito. Manca qualcosa alla live. Jay manca alla live. Vi manca JM? Vi manca quell'infame di JM? Va bene. Va bene. Qua va in Miximax lui, che dovrebbe essere uno dei difensori. Yes, era un difensore. Goreito! 2039. L'alagone è facilissimo da battere. Sì, infatti. Porterei di nuovo Ghost Strikers. Ma l'ho già detto. Non ho idea, non lo so. Ora come ora non c'è nulla da fare. Ho fatto tutto più e più volte, tra l'altro. Mi piace la mia squadra, quindi ho cercato di mettere i giocatori che mi piacciono. Strano che non abbia tirato. Ciao Simon. Ciao Giulia. Perché hai venduto tutte le tue console Nintendo? Credo che te l'abbia chiesto anche sotto il video a cui ti stai riferendo. L'ho letto stamattina. Essenzialmente non è che avevo venduto proprio tutte le mie console Nintendo, ma avevo venduto il 3DS, perché all'epoca non c'erano davvero giochi. All'uscita di 3DS non c'era nulla da giocare. Era più o meno come è stato per Switch in questi mesi, purtroppo. Robin! E voi direte, perché Robin boosta le tecniche albero, essenzialmente. Proverei una tripla minaccia, voglio vedere quanto fa. Perché di solito tiro solo con Great Max Naure. Invece qua, 1006. Buono, 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 buono. In più non so se avete notato, però a Zanark gli ho dato Coro Coro come secondo spirito, giusto per trollare un po'. Nice. Nice. Perché sulle spray di Chronostones non fai vedere che ti muovi? Perché voglio rendere il tutto più storytelling, più che un gameplay dove faccio vedere: ah, vado di qua ragazzi, vado di qua, vado di qua, vado di qua. Mi fanno un po' schifo, se devo essere sincero, quei gameplay di quel tipo lì. Qua mi sa che lo fermano i difensori. Anche se vorrei utilizzare le nuvole rosse, a dire il vero. Non ho visto quanto è arrivato. Facciamo un bel proiettilino d'aria, ma probabilmente lo fermiamo. Invece no. Di 100. E qua Goldie lo blocca, quindi vai. Nice. Non ci hai messo a buildare la squadra? Un giornetto. Uno o due giorni, credo. E qua si spara a catena proprio. Ciao Antonio. Non puoi mettere la facecam nel gameplay perché se ne è un po' noioso. Ma ho appena detto che voglio rendere il tutto più storytelling. Non lo rendo storytelling il gioco se metto la mia facecam. Non è un... Cioè, non dovete vedere le mie reazioni. Io il gioco lo conosco già, ci ho giocato davvero tante volte. Quindi non ha senso per me mettere la facecam
in un gameplay che conosco, essenzialmente. O sbaglio? Cioè, non è un problema metterla. Cioè, una fotocamera da 600 cazzo di euro. Oh shit. Dude, fermati. Galdi non ha più PT. È indemoniato. Lei è davvero davvero forte. Guarda un po' il valore. Ho scoperto tra l'altro il trucchetto per rinviare il pallone più facilmente, ovvero aspettare. Vi faccio anche vedere un po' Felix come gioca, così andate tutti a reclutarla. Guardate, aspettiamo, aspettiamo. E la rilancia bene, perché se no mi fa schifo come la rilanciano. Provo il lampo di Pegaso. Goliardico, molto goliardico questo lampo di Pegaso. E non so voi, ma mi fa impazzire il colore della divisa del Monte Olimpo. Devo essere davvero sincero, onesto. Ahi, Gimus. Bene, 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 bene. Abbiamo già tre spiriti guerrieri attivi, vero? Abbiamo attivato lei. Andiamo di Pegaso. Falcon Punch. Più o meno, più o meno. Lo sai che più o meno? Dai. Lancio per Bylong. Che... ok, no, c'è Zanark. Va bene. Non segneremo mai, però. Però. Se puoi rispondermi dopo che è finita la storia, come alleno i giocatori Aura? Non sono la persona indicata, scusa. A me mi hanno preso per mano per capire. Quindi, ecco, non sono la persona più indicata, come ti dicevo. Zanark è il tuo giocatore preferito di Inazuma? No, però è uno dei tanti. Di Chronostones è il mio preferito, sì. Ma in generale no. Mettiamo Skipper. Così liberiamo anche il posto per un Miximax. E vi faccio vedere Skipper quanto è forte. Devo anche attivare lo spirito per Ocho. Matrice ciclopica. Vai Ocho. Let's go. Attiviamo anche l'armatura di Felis. Ocho può batterlo, King? Credo di sì, sapete? Credo di sì. Credo che possa farcela. God the Wind! Chan! Ti è piaciuto Galaxy? L'ho già spiegato, con Galaxy ho avuto un rapporto strano, molto molto strano, perché è una bella serie, ma ogni volta che ci gioco non posso fare a meno che dire che finale di merda. Posso essere sincero, è brutto il finale di Galaxy. Davvero brutto. Felis, ti adoro. Ti adoro, Felis. Andiamo in mix con Selene. Selene, che tra l'altro è un giocatore dell'Ululunare. Guardate qua, 2102. Andate a reclutare Felis, per Dio. Andate a reclutare Felis. Subito! Subito! Ululo del licantropo. È difficilissimo dire ululo per me. Non so per quale motivo. E tra l'altro non è nemmeno il dribbling più forte l'assalto piroclastico di elemento fuoco. Quindi, capite un po'. Voglio Felis su Smash.
No, Far For Me è l'editor di Inazuma Eleven, Go Chrono Stones e Galaxy. Ho praticamente un Pokéx per Inazuma Eleven, ragazzi. E l'ho tradotto in italiano per voi in questi giorni, quindi... Sì. Teniamo Killong. Vedi, ha davvero pochissimo di tiro, ma fa dei valori assurdi, Felix. La adoro anche per questo. Andiamo con Ocho. Voglio mostrarvi giusto giusto il suo dribbling, perché è un qualcosa di incredibile. Io adoro Ocho, sia per il character design che per quanto è forte. Ancora riusciamo a batterlo? Ovviamente. Ovviamente. Asterix. Oh no, ho passato male mentre facevo lo stupido. Dove sta Ocho? Lì. Vieni qua. Fammi il piacere. Fammi il piacere. Te con corrente nera lo distruggi. Pure Ghimus è abbastanza forte. Lui è del team Gear. Vi faccio vedere, eh. No, è fortissimo, quindi deve un attimo metterlo. Ma è fortissimo, è fortissimo. Forza. Guardate il bel Kasana Drive. Guardate che l'armatura è fighissima su di lui. Ma coglioni. Voglio attivare anche Pendragon. Capo supremo della guerra, Pendragon. E più o meno questa è la voce di Skipper, no? Tra l'altro dovrei togliere Felis per sbloccare un altro slot per il Miximax. 2300. Decente, decente. Il save editor esce domani. Esce domani per tutti. A me l'ho andato in anteprima quando non sapevo nemmeno che fosse privato il download. Quindi aspettate domani e potrete scaricarlo. Puoi fare una corner di level nuova per Chrono Stones? Beh, più o meno è questa. O no? Mettiamo Lucy. Mettiamo Lucy e... andiamo di questo. Andiamo con questo mo... No, troppo offensivo. Vediamo un po', Facciamo così. È perfetto. È perfetto. Però lui non ha... Guarda, perché Shaw non è in armatura? Ah no, perché è finita effettivamente. Wow. Me lo ricordavo. Asteroccia. Vediamo se riusciamo a bloccarlo. No. Nope, ma con Gabi ce la facciamo. Oh, c'è broken as fuck. Dopo vi dico anche dove reclutarlo. Ce l'ha ancora lo spe... Sì, ovvio, non abbiamo attivato l'armatura. Renero, giusto per essere sicuri. E tiriamo il Miximax per Skipper. Guardate che occhi rossi che ha in Miximax. È incredibilmente figo. Let's go, Skipper, let's go. Vuoi far vedere anche il tuo dribbling? Oltre al tiro, va bene, Skipper, va bene. Scatonomelo, allora. Ha vinto lui. Perché ha fatto un critico. Va bene, però avevo fatto 1.900. Ok. Mi sento un po' boomer in questo caso, però va bene. Va bene. Io avevo fatto tipo 1.200, a dire il vero, però avete visto che il mio aveva fatto 1.900. Alzo le mani, mi dissocio. E qua arriva un 2014. Anno bellissimo che mi ricorderò per sempre. Pesci Pendragon o Viverna... Pendragon o Viverna Bianca. Viverna Bianca non mi piace un granché.
Quindi dico Pendragon. Anche per utilità, ho visto che è molto più forte Pendragon. Finito il mix di Ocho, quindi possiamo magari attivare quello di Shawn. Vi faccio vedere anche come cambia, perché ha dei capelli bellissimi con Romy Mix, guardatelo. Tac! Andiamo con l'attacco progressivo. Let's get. Scatto anomalo. Questa volta si va. Questa volta sì che si va. Passiamola di là, dove c'è Bylong. Attiviamo subitissimamente il nulla, perché non possiamo. Però direi di attivare, Tanto per goliardia, Bayou. Ed è che ormai l'ho fatto, quindi. Corocoro, possente dragone. Prima partita vinta. Let's go. Cosa dovevo fare? Cosa dovevo dire? Non mi ricordo. Questi sono tutti reclutati, ma dato che c'è questo bug dell'amico card che non si cancellano, rimarranno qua per sempre. Devo prendere Sol, Cammy, però mi serve Mark. E per Mark, solita storia, mi serve prima Axel. E non so quando potrò prendere Axel, perché non me le conta le partite. Cioè, non, anzi, non si ha in gioco un contatore di partite, ecco. Tra l'altro, io vi invito a lasciare un mi piace. Perché siamo 212, mi fa piacere. E io vi chiedo se questa mia squadra effettivamente vi piaccia. Andiamo con gli orsi dorati, dai. Let's go. Orsi dorati. Dopo di loro c'erano le ali acquatiche. Pare di aver visto così ieri. E il portiere è montagna, quindi si va di Bylong in questa partita. Mix con Victor, che lo adoro. Let's go. Loro hanno una difesa a 6, eh. Quindi stiamoci un attimo preparati contro Magico Gigante Grandius. Andiamo, Ocho. Let's go. Qua ce la fa a passare? Ovvio che sì, è Ocho. Anche senza Miximax distrugge tutto. Che modulo uso? Bella domanda. Mi ricordo il nome. Però è un 3-5-2. Scattanomalo. Nice. E ora un bel Saikyo 11 Hado. Qua se avesse anche la seconda super tecnica farebbe un po' di più. Però io sono stupido, ho sbagliato a mettere. Che linguaggio usa il gioco? Non ho la più pallida idea. Lo schema è Gar. Kmet. Lo spirito di Laurel. Chi ha trovato Laurel su SD? È uscito l'altro giorno. Mamma mia, quando fanno sto possesso palla li odio. Li odio, che fate a fare? Possesso palla. Ma cosa stanno facendo? Oh, ma sono impazziti. Vai, Zanark. No, eh.
Bene. Mi hanno fatto sprecare l'armatura di Victor, eh? Ce la fa Goldie? Non credo. Invece sì. Oh no. Vai Felis. Bene, Byron. Sei pronto a distruggere Byron? Non andrei a dire graffio letale, ma direttamente di occhio del ciclone. Lo spirito di Laura e del leone? Sei sicurissimo? Non mi ricordo che Hekmet. Vabbè, alla fine sono lo stesso, quindi. Abbiamo attivo anche Ra, quindi sti cavoli. Vi vorrei far vedere quanto fa con l'occhio del ciclone in Miximax, perché non è per nulla male. A leone, va bene. Allora, mea culpa, mea culpa. Mi ricordavo Kmet. Però alla fin fine, ripeto, sono lo stesso spirito, quindi ci sta che io, che non l'ho giocato così tanto a Go, mi sbagli. Metto le mani avanti. Vabbè dai, prendi questo secondo gol. Gol! Così si fa. Let's go. Let's go. Adesso faranno di nuovo possesso palla. Guardali qua. Invece abbiamo preso palla noi. Attenzione. Attenzione, Ebimo che evoca Tenebro. Andiamo di Evera. Evera. Andiamo avanti. Che le togliente. 2270. Stupido. Un bel crit? No, niente crit. Il modulo beta? Mi devi dire com'è. Qua mette l'armatura. Yes. Lo para. Lo para, lo para. Let's go, Byron. Quanto sei veloce pure tu, eh. L'armatura di Tenebro. Cecchino delle tenebre. O delle ombre, era. Piero cinesi. Secondo me lo possiamo battere. Solo perché siamo in mix anche. Solo perché siamo anche in mix. Vediamo. Attiverei Drake. Stupido. Ero tentato da fare un bel colpo finale, in modo da rievocare i bei vecchi tempi. Però se gli mettevi 200 più faceva anche 2000 più di valore. Intendo occio. Ce li ha. Ha parato. Ce li ha i 200 più. Vedi. Gran Miximax questo, eh. Mamma mia. Ma che... Quanto è grande quell'armatura, scusa. L'ho vista adesso. È gigante. Andiamoci con Kmet. Pure Ghimus è bello forte, eh. Però qua mi sa che se la contende... provare le esche, a dire il vero. Beh. Nice, nice. Silenzio di tomba. Usa Desmodus come portiere. Wido. Miximax non lo possiamo attivare. Giusto, giusto, giusto. Volevo attivare quello di Zanark più che altro. Però in questo caso mm-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 
Passiamo all'armatura. Lui ha attivato il suo. Lui ha attivato il suo. Bravo Gabi. Ciao Rice. Bailong. Mamma mia, questo Byron e Bailong mi rincoglionisco. Byron, 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 Byron. Tira! Giocando online, no. No. Questo è easy goal. 0.25 incoming. No. Buono, 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 buono. Grande. Si è... Sì, vabbè, lasciamo perdere. Oggi dislessia totale. Dicevo, è finito il Miximax di Gimus? Sì. La parola che mi serviva era esaurito. Si è esaurito il Miximax? Sì. 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 Urbus step. Buono. Possiamo andare a segnare easy. Lì Zanark finisce. E non è compreso anche quello l'altro dietro con il Miximax. Quindi andiamo di là. Ranko mi si recluta? Se non sbaglio si trova nell'amico card nel... dove c'è la torre del caos. Dopo il prato... vabbè. Scritto. Dopo il prato sconfinato, come si chiamava? Mi ricordo. Qua vabbè, non c'è nemmeno da guardare l'animazione, tanto passava. Gabi. Bella giungletta approfondita. Andiamo con Ocho. Let's go Ocho. Anche se alla prossima interruzione cambierei qualcosa nella squadra. Per esempio togliamo Zan. No, Zanark non è mix. Toglierei Bailong a sto punto. Perché adesso finisce pure la seconda armatura, quindi non ha molto senso tenerlo. Ok. Tra poco vi leggo anche nella chat. Scusate, ma è un po' frenetica l'azione. Mettiamo Kalla. E Byron lo terrei, dire il vero, in campo. Però facciamo un attimo così. E può andare bene. Ha cambiato portiere. Può essere un problema. Potrebbe essere un problemino. Andiamoci di spazio a zero, così siamo sicuri di rubare il pallone. E beh. Che dire. Lo superi? No, di poco. Di poco. Di qualche centinaio di punti, però. Qua non ci poteva andare Ocho. E invece ce la facciamo. Ha crittato forse. No. Ha vinto di poco il contrasto. Ora. Ocho può tirare dritto fino a domani, ve lo dico. Ve lo dico tranquillamente. Che giocatore. Che giocatore. Che giocatore. Teniamo anche Apollo di Kalla nel caso servisse.
Però lei sarà difficile da battere. Erta. A meno che qua cioè, non faccia un miracolo. Però incrociamo le dita. Oh, tuono, Noel. Devo ancora finire tantissimi amichevoli, ragazzi. Non ho tante tecniche. Tante tattiche. Però forse la marcia dei pinguini ce l'ho. Forse, credo. Se si prende da uno scrigno ce l'ho di sicuro. Ciao Luca, come stai? Facciamo un po' di giro palla. Andiamoci anche con Shawn. Così ti abbiamo l'armatura di Drake. Sì, Eterna, adesso devo accedere. È con Rosie. Alla fine ho tolto l'idea di metterci Mac. Però ecco, ho messo Rosie. Posso usare il mix con lei? No. Nope. Corri. Shit. Non farti prendere. Non farti prendere. Brava. Non segnerà mai, però ci si prova. Tutto a posto, Halam. Wow. Sempre contro di lui quando non ho PT, eh. Va bene. Va bene. Ghimus qua ci può provare, ma non ci riuscirà mai. E 4 secondi la partita è finita. Rimane un'aura davanti al pallone, però va bene. Ma spirito per un difensore. Io ho messo Drake, che non mi ricordo chi altro come secondario. Adesso vediamo. Il secondario non lo uso mai perché effettivamente Dashi è un po' più utile effettivamente, però Occio è fatto così. È fatto così. Quindi c'è qualcosina da migliorare, però effettivamente non ho il ciondolo che aumenta di 75 il dribbling perché ho tuono. Quindi purtroppo è fisso a quel valore. Però non sembra averlo 593, sembra aver molto di più. Sembra avere davvero molto di più. A me il download non lo fa fare su Citra, non lo puoi fare perché non si collega ai server di Nintendo, molto semplicemente. Se vuoi fare il download... di avere una copia ufficiale del gioco. Ed è per questo che vi consiglio di comprarli i giochi, anche perché se li piratate, uno, non supportate level 5, due, vi lamentate che non escono i giochi ma intanto divulgate il link a copia pirata, e tre, vabbè. Non tanto è stato così, vabbè, in caso per il ciondolo puoi fare street pass da partene 1, le state sono secondarie, te lo ricordo. Ok, buono sapersi che posso averlo comunque. Ottimo. E vi voglio far vedere dove si trova Occio, che molti me lo state chiedendo, effettivamente vi piace, quindi why not. Allora, la sfida dove poterlo incontrare è essenzialmente dalla casa di Riccardo. Proprio quando uscite ci sono lui e i suoi fratelli della famiglia Lightning, ed è molto molto facile. L'amico card si trova per salire dalla torre di Inazuma del presente da un cane, e effettivamente vi serve poster di uno scivo, assetto aceti Kirkwood, catena tripla, tendaggio arcano. Tendaggio arcano forse è quello che trovate... nel tutto tecniche, sempre del centro. Il poster di uno Shiba ve lo droppa una squadra sempre del centro, mentre i sottaceti è nell'amichevole, in un'amichevole di Steve della fila di destra. Ora non mi ricordo benissimo, però se volete possiamo pure andare a vedere. Il poster di uno Shiba non vi so aiutare, purtroppo. Perché non hai mark? Spamiamolo un'altra volta, così da far scendere ancora di più il nostro QI, Alessandro. Adesso sei a meno 54 di QI. E quindi sì.
La droppa buona di queste squadre. Eccolo qua. Owari lo Stars. E nulla. Vi faccio vedere anche il bellissimo amico Card. Dov'è? Sono un po' sparsi questi qua della famiglia Lightning, però. Sono forti. Eccolo qua. Oh, c'ho anche 5 forte, eh. È molto molto forte 5. Lui non lo so, ad essere sincero. Io di solito li recluto solo perché mi piacciono come design. In questo caso ho reclutato lui, lei e Cash, che più o meno è sempre della loro famiglia, anche se non si chiama Lightning, si chiama Tempest, però alla fin fine è quello. Perché non hai mag? Grazie, grazie per. State facendo diminuire ancora di più il QI. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille, Fabio. Perché non hai JP? Ok. Come dice Sor, JP. L'ho doppiato così, Sor, nella serie. JP! JP! Perché tu non sei JP? Quanto tempo ci hai messo per avere la squadra che è ora? Ho usato un save editor e ho mandato tutto al massimo. Perché essenzialmente è un gioco di 5 anni fa e non avevo voglia di spenderci più tempo del necessario. Sì, continuiamo. Continuiamo. Brian, grazie per l'abbonamento. Nel cornicino, attenzione, attenzione. Perché non è Darren? Darren sarebbe pure carino da utilizzare, sai. Dopo devo, tra l'altro. Oh, che palle. Devo ancora registrare la fottutissima tier list dei portieri che esce domani. Anche se non avete raggiunto i 400 mi piace in quel video, ma nel video dei difensori, però sono comunque molto molto gentile. Quindi io lo faccio lo stesso. Però non si fa così. Cos'è? Fitzroy. Ed è un maschio. Non si direbbe. Shadow. 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 Loro non possono tirare dalla distanza. Lui sì. Anzi, lei sì. Anche Obscura ha visto che era forte. Quid. Trob. Trob ce l'ho anche lei. Ce l'ho anche lei reclutata. È parecchio forte. Sembra essere parecchio parecchio forte. Magari. Si può provare a fare un bel set anche con lei. Bella questa host totalmente fuori tema. Però mi piace che ci sia questa poca serietà per la partita. Dopotutto loro sono a livello 99, quindi chi se ne frega nel senso. Guardate quanto corre! Sfreccia. Sfreccia. Me lo para sicuro, però lo faccio lo stesso. Le sagome. Forse non lo para. Non ho Mark. Non ho Mark. Perché essenzialmente a me Mark non piace. Quindi non so perché non ho Mark. Non so perché non ho Mark. Non lo so perché non ho Mark. Perché non ho Mark? Per quale motivo non ho Mark? Per quale motivo non ho Mark? Taratatarato Bayou, guerriero dell'Ovest. Voglio portare la vostra attenzione anche sulla carica preistorica, perché non è per niente male adesso, sperando che ci vada con la carica preistorica. Benissimo. E sto imparando ad apprezzarla questa tecnica. Prima non mi piaceva proprio per niente. Mentre adesso un pochettino devo dire che mi piace.
Andiamo con Felix. Wow. Una bella casa. Un bel casano drive. E questo lo para però. E invece non lo parerà mai. Invece non lo parerà mai. Mamma mia, Occio, ti adoro. Ma tu meschi. Allora, Alessandro, innanzitutto. Anzi, Leonardo, non Alessandro. Calma i toni, perché tu hai chiesto perché non hai Mark. Io ti ho mostrato che ho Mark. Quindi non so se tu sia effettivamente strano oppure se tu stia semplicemente invece trollando. Perché sarebbe davvero un po' strano dopo continuare dopo che ti ho mostrato che ce l'ho in squadra Mark. Più che altro è davvero stupido come comportamento, anche se mi permetti. Però andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Forza Ocho. Ocho che avanzi em. Ocho che avanzi em. C'era Tez Cut. Sì, me lo sono passato da Fiamma, dove ce l'avevo già reclutato. Qua per non dover stare a prenderlo di nuovo con le 50 divise, ho fatto direttamente lo scambio e... Tutti cazzi. No, questo va bannato, Fabio. Perché come ben sai, a me non dà fastidio, ma ad altri può dar fastidio. E se... Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Andiamo avanti, come si dice, no? Felix la ferma. La ferma, Felix. Sono straconvinto. Mamma mia, Felix. Mamma mia, Felix. Mi fa emozionare. Mi fa emozionare. Ho tutte le armature e gli spiriti attivi, quindi l'unica cosa da fare è dribblare alla vecchia maniera, ovvero nemmeno entrando nel contrasto. Vado a tirare con Felix, vado a tirare con Felix. Senza nemmeno l'armatura. Si va a destra. Rompi lì. No, non rompe nulla. Oh no. Shown. Ah, che male. Ma? Perché è stato fermo? Sta ferma. Cerchio dell'oblio non mi piace. Let's go. Felix. No, è Ocho. Dov'è Felix allora? Wow. Galleria del vento. Metticela tutta in Galaxy. Sai che mi è venuto il dubbio che non ci sia in Galaxy. Metticela tutta come extra. Perché ieri mentre traducevo non l'ho visto. Andiamo con ciò. Ma ci prende Cash Tempest. Cash Tempest lo trovi a Vaculeux, anzi ad Orléans, prima di entrare nel ponte, prima di andare sul ponte, no? C'è quel... c'è un amico card. A casa loro! No, mi dissocio da questo. Mi sa che non riesco nemmeno a tirare. Cioè, quindi non posso fare l'amichevoli alla torre e sbloccare altro? Scusa, se tu stai usando una copia piratata del gioco su un sistema che non è il suo, cosa pretendi? Pretendi anche... tappeto rosso? Non lo so.
Cioè, mi sembra abbastanza normale. Compra il gioco, comprati un 3DS, costa 40 euro. E non ti lamentare, anzi, ringrazia. Mamma mia, Felis! Mamma mia, mi viene un colpo al cuore! Mi viene un colpo al cuore, mamma mia, Felis! Mamma mia, mi fa emozionare! Mi fa emozionare! Mi fa emozionare! Ha fatto pure un crit! Mi fa emozionare! Mi fa emozionare! Ha pure fatto un crit! Ha pure fatto un crit! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Felis! 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 Fabio Pugno di Ferro! Cerchio dell'oblio invece? Ne abbiamo di cerchio dell'oblio? Un altro crit! Che bello, che bello. Che bello. Un altro crit? No. Ho cominciato a nel Zoom Eleven Galaxy. Perché mi fa scegliere dei giocatori a caso prima di partire sul treno? Ehi, quella è la storia di Galaxy. Ovvero, non hai 18 giocatori da, anzi 16 giocatori da usare. Te ne diamo a caso alcuni. Perché? Perché te li meriti. E quello preparati perché sarà più o meno la novità del nuovo gioco di Zoom Eleven, che appunto è passata come novità, ma come vedi c'era già una cosa simile. Ovvero vecchi giocatori che tornano a caso in un gioco di Zoom Eleven, eccetera, eccetera, eccetera. Non è nulla di nuovo. Felis è una giocatrice della Lagoon. Quindi allo stadio la potete reclutare. Allo stadio Ragnarok. Proviamo Tacchione perché l'ho messo anche un pochettino a casaccio, però può essere nice. Comunque, se fa 1500 con poco più di 200 di tiro, non oso pensare se ne avesse ancora di più. Detto onestamente. La bandana temeraria, non è mica quella della Shinsengumi? Se sì, è una sfida che trovi tutto a nord di Bakumatsu. Dopo il fiume trovi un tizio vestito di verde, se non erro, e con una bandana in testa, con i capelli anche biondi. Ti dico, ti faccio l'identikit. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Mamma mia, Zanark. Mamma mia, Zanark. Mo' con Evera. Lo faccio vedere dopo dove si recluta Tempest, va bene. Adesso sono un attimo in partita, come vedi. Chi è questo? Shotwell, mai visto. Mai visto. Però prende gol da Zanark, quindi. Un Atlante o Mega Lull. Sì, Cesare, uso gli sporchissimi cheats. Uso gli sporchissimi cheats. Perché non ne vale la pena di perdere tempo in un gioco nemmeno online, dal mio punto di vista. Divertiti. 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 Poi se ti diverti a droppare, avere un perdi super tecnico come ti c'era tutta, va bene, nel senso, non sono io a giudicare qua, eh. Il tuo attaccante più forte.
Penso Zanark, ma questo perché Victor come aura non è ancora settato bene. Mi sono sbagliato appunto il secondo extra da mettere, quindi... Goreito! Editor esce domani, quindi farò pure un video magari. Ho aiutato a fare la versione italiana, quindi è easy da usare, ve lo dico. Anche se forse ci saranno delle cose da fixare, perché ripeto, ieri quando mi ha dato la lista quel ragazzo, il ragazzo francese che l'ha sviluppato, non ho visto, per esempio, metticela tutta tra gli extra, quindi mi viene un po' strano. Alcuni scarpini probabilmente non corrisponderanno a come sono chiamati veramente, però solo quelli più scarsi, tra virgolette. Quelli tipo gli scarpini Zero della flotta X, eccetera, sono chiamati effettivamente con il loro nome. Vabbè. Oh shit! Vabbè, era finito l'armatura. Anche il Miximax. Non ti preoccupare, Felis, hai fatto il tuo. Ora mandiamo Mei con Ayari. Per questo, mix cadoro. E attiviamo Aporu. Taiyoshin Aporu. E di qua Drake. Di poco, però va bene. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Cosa ho fatto? Ho cliccato in chat. Va bene. Casino. Va bene. Ok, niente. Globi di luce. Come vedete, pure questo mix è forte. Non vi dico balle. Andiamo contro Morir, che è albero. Dovrebbe fare leggermente di più. E invece no. Questo lo para easy. Ragazzi, ma se ho fatto... Se ho detto 30 secondi fa, cioè proprio 30 secondi fa, che farò un video su come scaricare il save editor, come usarlo, e esce domani, che problemi avete? Che problemi avete? Non lo so. Spire tenebrose. Per un'ultima partita. Intanto ci ha sbloccato pure uno scrigno. Adesso. Grazie per l'iscrizione a Fryons. Andiamo alla Francia. A Orléans. Forza. Qua c'è Cash Tempest. Proprio qui, armati di Vaculeux. Cash Tempest. Finito. Questo. Ci sono anche Drill Lightning, Gordon Bolt e Rolanda Tempest. E anche una Lightning. Pure lei era, non era male come portiere. Anzi, credo di averli già a un livello alto, quindi vediamo un attimo il loro... 5 è a 157 di difesa. Sembra avere anche una velocità decente.
Mentre anche lei è forte, tra l'altro. Sophie Spencer. Mentre Cacetrob, dove sta? Una Lightning Blitzen, il caro buon vecchio Blitzen. Eccola qua, una al 62. Anche lei Ceylon, divertente da usare. È una squadra un po' strana su Galaxy, ma molto strana, diciamo pure molto strana. Facciamo Eugene mix Nathan. Oshun. Come si prende Automark? Anzi, Automark, diciamolo bene. Come si prende Automark? Come si prende Automark? Qua c'era... Ah, ok. Fabio se lo ricorderà questo Axel. If you know what I mean. 217 di difesa. Doveva andare a essere l'aura di Shawn. Poi abbiamo detto... Mi sembra una stronzata. Quindi ho detto facciamo un passo indietro, mettiamogli Rom. Rom è fortissimo anche lui, direttamente Denazuma Eleven 3. Pure lui è forte, ciò Ryun ciò, se non erro è esclusivo di tuono. Però ci sta davvero un sacco. Ci sta davvero davvero un sacco. Serve altro? Volete vedere dove si trova Flurry? Dove si recluta ciò? Ciò si recluta nello stesso posto dove trovi, se non erro, anche Shaw e Mei. Ovvero qua, all'ingresso, dai petri di ciliegio era? Petri di pesco, come hanno detto. Qua c'è Shaw e richiede Mei. Quindi prendete una e prendete anche l'altra. Kanchu è da sfida. E non c'è ciò qua. Andiamo a vedere nell'album dove si trova. Ricordavo male. Futuri anteriori via dei tre portali. Ah ok, allora è a Bakumatsu. Ricordavo male. Sì, ciò è esclusivo di tuono. Eccolo qua. Kyo è dall'altro gruppo, quello che vi ho appena fatto vedere. Mi avete detto che pure lei è forte, però non mi piace. Quindi, beh, però lui probabilmente non è male, se costa così tanto. Mascherina. Volevo fare il mascherina team, ve l'ho già detto. Solo che ho detto, mi sono detto tra me e me, e se dopo mi rompono i coglioni? Io ho detto non lo faccio. Non lo faccio direttamente. Te chi hai? Wow. È vero, sono quelli della... dell'artiglio di ghiaccio. No, come si chiamavano? Vabbè, avete capito. Perché sono andato in Cina? Don Quixote do Flamingo mi fa un po' schifo, a dire il vero. Zanna del Nord, grazie mille. Spire tenebrose, let's go. Vediamo un po'. Oh, qua abbiamo una musica un pochettino più seria. Dovarin. Dovarin. Braggard.
Sembra essere bilanciato lui. Solo che è stupidissimo con quella cosa in faccia. Sembra davvero stupidissimo. Gola rocciosa a Yale. Va bene. Lui ha più tiro che difesa. Lionheart. Lionheart, anzi. Riker. Giulio, acuto. Bash, Lancer. Destra. E sinistra. No. Kallus. Nero Knight. Notte Nero. Knight Gobby. Pure lui sarà della zona del nord. Dirk Point. Reggie All Dark. E Sophie Spencer, che vi ho detto prima. Wow. 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 Si va? Si va? Si va, vai. Una pezza dell'attacco dei giganti. Carino. Ti viene voglia di guardare, di proseguire la lettura per scoprire cosa c'è in quella cantina. Ma dopo che lo scopri diventa un pochettino... boh. Diventa un po' confusionario il tutto, se devo essere onesto. E non so se può piacere effettivamente. Ashi, grazie per l'iscrizione. Dvalin Adarges. Ok, fatto bene non attivare Ever allora. È lui che è il capitano, è fortissimo, vero? È fortissimo lui. Occio lo distrugge. Però ha crittato pure. Oh shit. Ha crittato senza fare praticamente niente. Grazie che mi fa attivare il mix. Wow. Dark mode Valin. Anzi, why? Vabbè, avete capito. Psycho 11 Hado. Pugno maligno. Mi sa che prende il cocco. E infatti sei. Però quando si mette l'armatura è tutto un altro paio di maniche, probabilmente. Perché si è fatto così tanto con la tecnica dello spirito. Allora. Aspetterei di attivare il Miximax per andare con Robin. Quindi andiamo di Killong. Neptune, imperatore degli oceani. L'inimitabile imperatore degli oceani. Abbiamo lì la palla. Torniamo di nuovo all'attacco allora. Buono. Diamo il Miximax per Shaw, così che possiamo anche attivare Robin. Dopodiché, Dopo di Shaw. Cosa ne pensi di Sol? È un buon giocatore Sol. Tra i migliori di Go. Vai. Yale. Gola rocciosa. Yale a molti piace. A molti piace. New Star, grazie per l'iscrizione. Puff. Dove droppo gli elementi più? Li droppi dalle squadre che ti chiedono di usare solo giocatori dell'elemento svantaggiato, oppure da questa amichevoli Avo. Nice. Ce l'abbiamo fatta. Ho usato No Farm For Me, si chiama il save editor. Esce domani globalmente. Per ora era solamente per alcuni. Possiamo segnare un altro gol. Possiamo segnare un altro gol con Victor. Perché l'armatura è ancora bella che è pronta. Solamente che lui adesso andrà con l'armatura. Quindi sono curioso di vedere. Sono curioso di vedere se riesce a parare. Presa oscura. Probabilmente ce l'ha fatta. Infatti sì, di poco però ce l'ha fatta. E tira.
Va bene. Va bene. A catena, ovviamente. Quella rovesciata micidiale. Vediamo quanto aumenta. Di 300. Non è tragica, perché alla fin fine lo blocchiamo in modo easy, però. Probabilmente. Vabbè, basta, cioè nel senso. Possiamo pure far parare a Shaw. Finita l'armatura di Victor. Qua attivo Robin. Aghimus. Forza Zanark. Devi prendergliela, devi prendergliela, devi prendergliela. Non ce la farà. Tutti adesso gli spiriti guerrieri vanno avvocati, eh. Tutti adesso. Flagello nero. Flagello nero. Let's go. Perché lui è già qua? Non dovrebbe essere già qua. Va bene. Sa che si è un po' buggato. Questa sensazione. Scivolata micidiale. Dai su. Ma perché? Non va di là dove dico io. Ma sei stupidito? Sei instupidito? Allora, lui è attivo. Lui è attivo. Andiamo con Evera. Credo che sia la soluzione più adatta attualmente. Ma si è buggato. Vabbè, non posso farci nulla. Si sono buggate le linee. È un casino. È un casino. Va bene. Dico solo va bene. Non so se c'è un modo per sfarmare le monete, Francesco. Good boy. Good boy, Ocho. Good boy. Good boy. Mettilo in difficoltà. Mettilo in difficoltà e magari segna anche. Non ho spiriti da poter evocare. Va bene. Devo segnare un altro gol entro la fine del... Sì, non ce la faccio. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Ottimo, 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 ottimo. Mamma mia, Ocho. Mamma mia, cosa mi fai? Cosa mi fai? Mi fai emozionare, Ocho. Questo non lo para. Questo non lo para a 0,25. Questo non lo para a 0,25. 0,95. Questo non lo para. Questo non lo para. Questo lo para. Basta andare con Ocho. Non è la scelta giusta. Non è la scelta più giusta da fare in questo preciso momento. Vai Zanark. Andiamoci con Greito. Greito Max. E anche Naore. Questo è imparabile. Questo è imparabile. No, invece lo para anche questo. Non sono in mix. Non può avere PT infiniti. Ma che palle. Va bene. Anche se... Vabbè.
Cazzo, Zanner, che critta, glielo blocca qua. Probabilmente perde più potenza facendolo passare che effettivamente facendo così. Però dobbiamo fare alcune sostituzioni. Però serve segnare prima. Le facciamo così e andiamo in combailong. Questo mi sembra un crit. Invece no, è una scammata bella e buona. Ovviamente questa è più o meno la squadra più forte che stiamo affrontando per ora tra queste. Se devo dire la mia. Altre hanno tutte preso miliardi di gol. Poi oh, non sarà così, voi mi smentirete in 3 secondi, però. Questo non lo pare, è impossibile che lo pari, dai. Tunnel spaziale, nemmeno allenato. Via, via, via. Tanto adesso cambiano il portiere, quindi il problema si ripresenta, perché sarà carico come lo schifo, però. Indeed. Non abbiamo Miximax da poter fare. Il portiere va subito, invece. Proiettile d'aria potrebbe bastare, forse? Lui è montagna. Infatti sì. Mamma mia, mi fa emozionare questo bailong. Gli amiche vogliamo sembrano difficili, ma con un team competitivo sono abbastanza easy. Più o meno, dai. Ok, ma per quale motivo si è fermato? Per quale motivo si è fermato? Non lo so. Let's go. IQ 11 ado. Luna crociata. Bene, dai. Manca un gol. Vai così. E ci mancano anche 12 minuti sul cronometro. Quindi possiamo farcela tranquillamente. Qua nemmeno fanno cose strane, quindi ci sta. Vai col proiettilone. Scatta una mano di nuovo. Lui fa solo la scivolata micidiale, ma mica ci riesce, eh. Buono, buono, buono. Buono e buono, buono e buono. Andiamoci con Taiyoshin Apollo. Mi piace Apollo. Qui invece arriva Korokoro, il poderoso Korokoro. Non vorrei dire, però potrebbe essere il 5-0. Vai così. Nice. Nice, nice, nice. Chi è? Karan, grazie per l'iscrizione. Fondamento. Miximax li abbiamo tutti, va bene. Spirito invece possiamo attivare, magari. Magari, 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 magari. Se vacassimo Super Pegaso. Oh. Top Gamer, grazie per l'iscrizione anche a te. Voglio provare il pugno di Pegaso.
stupidissima come cosa, però let's go. 1016. Una con Pegaso sempre dietro che fa Avesse crittato prima mi avrebbe fatto impazzire. Mi avrebbe fatto impazzire. Falcone tonante. Oh, scammato. Fuori gioco qua, Finita. Finita. Manca l'ultima. Contro i più forti tecnicamente. Levo ogni sera? No, in questi ultimi giorni ne ho fatte tante perché mi diverto effettivamente. Full Visegugi. Però non sono in live tutte le sere. Anzi, di solito facevo live alle 17. Poi quando c'era qualcosa da fare su SSD. In questi giorni non c'è nulla da fare, quindi mi diverto su Chronostones. Allora, Full Visegugi. Il capitano qua mi pare abbastanza chiaro che sia questo tizio. D'un primo sguardo può essere semidecente come giocatore, dire il vero. A parte abbiamo Thomas Felt. Thomas Felt. Beamer Day. Tio Ter. Felis. Io devo scontrarmi contro Felis. Felis contro Felis, non andrà bene questa cosa. Orchid. Dopodiché c'è Gimus. Gimus contro Gimus e Felis siamo, Bene così, bene così. Semisolter. Zotan. Poi c'è Gamal Everlast. Sly Sundice. E Flurry. È l'aura che abbiamo messo, che ho messo a Skipper. Va bene, ho già capito che bisogna giocare con Kalla e Skipper questa partita. Facciamo così. Gamma. Sì, Gamma. Kalla e Skipper. Forza così. Forza così. Subito con Kalla. Subito con Kalla e il suo Apporo. Di là arriva Felt con Demogorgone. Va bene. Va bene. Andiamo, Ocio. Dribbliamo così. Dribbliamo anche Felis. Dribbliamo anche Felis. Forza e coraggio. Vai. Vai Kalla, vai Kalla, vai Kalla, vai Kalla. Vai Kalla. E non bagliore solare, ma un bel tornado di fuoco tripla direzione. Ci dovrebbero essere problemi. Questo è gol. Bloop. Gol! Così si fa. Figo. Figo, 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 figo. Figo. Aveva lo spirito guerriero del capitano di questa squadra. Attenzione. E Apollo. Ci sta. Effettivamente anche lui è di tipo di elemento fuoco. Però la flamma qua purga. Attenzione a quanto purga la flamma. Lost in sottofondo è bellissima. Guarda qua che campo. Guarda qua che campo. Andiamoci di Flurry. Yes, di Flurry, di Flurry. Fa un Miximax che cambia radicalmente il nostro giocatore avversario. Prima di tirare andrei con uno spirito guerriero, ovvero Pendragone. E adesso ancora un bel tornado di fuoco tripla direzione.
Nice. È l'host della partita, sì. È la host che, se non erro, si sente quando nella parte finale della partita contro la Lagoon. Vabbè, qua nemmeno ci bisogna, nemmeno c'è bisogno di vedere questa animazione. La flam. Via, via, via. Via. Terra. Distrutto. Fratelli Galaxy, quando la patch sarà completa inizierai subito a aspettare l'altra parte della patch. Essenzialmente sono io a dover fare, a dovermi fare dialoghi, quindi aspetterò. Oh, buono questo colpo critico. Poggers in the chat. Poggers. Ma lo dice doppia. Perché non l'hai usata fino adesso? Nel senso, ha senso. 1800 ho fatto però, eh. Forte pure Kalla, eh. Loro non ci stanno nemmeno provando. Gli altri passavano la palla. Questi no. Questa è una formazione 4-2-4. Dovrebbe. Questa è strana perché è un 2-4-4. Quindi, ma siamo solo al quindicesimo? Ok. Cringe. E solo para. Ha fatto tipo l'anime moment dove non guarda nemmeno chi ha tirato il pallone, perché è troppo figo lui per farlo. C'è il triplo tornado nell'anime, nel film. Questo non lo paro. Giro parata. Mega lungo. L'avete visto il dente d'oro di Skipper? In quanti conoscevate Skipper già da Inazuma Eleven 2? Come si prende Kalla? Sai che non mi ricordo. Credo che fosse l'amico Card si trovasse al parco di Inazuma presente. È relativamente facile, dire il vero, perché devi reclutare 3 giocatori in croce. Quindi dacci un'occhiata. Andiamo con Ra. Skipper Mamma vivente. Vabbè, un po' come te, JM. Alzo le mani, alzo le mani. Let's go. Qua sfondamento. Mamma mia. Quando serve il crit arriva sempre. Redana, grazie mille per la sabbina. Questo gol è per te. Attenzione, attenzione, questo gol è per te. Puff. Scoppiato. Adesso, tra l'altro siete in tanti abbonati, e quindi mi raccomando, avete anche l'emote crit voi, potete usarla in qualsiasi caso. La bellissima emote crit. È ovviamente in stile SD, però, però. Ciao Alessandro. Ciao anche a Samuele. Si stanno venendo un po' annichiliti comunque, eh. Se avessi usato i giocatori for fun, ovvero Zanark e Bailong, probabilmente non avrei fatto così tanti gol nel primo tempo. Però sì, Bailong e Zanark sono for fun essenzialmente. Qua arriva Felix con Sirena. Va pure in mix lei? No vabbè, ma non lo sapevo. Non lo sapevo. È una surprise. È una surprise. Vince lei. Ovvio. Perché non fai questa live su Twitch?
Perché su Twitch non ci sareste in 187 essenzialmente. Preferisco guadagnare di meno, ma avere più interazione con il pubblico. Questo. Questo è. Buono Gabi, buono Gabi. Si può avere la divisa della Earth Eleven in Azuma Eleven Go Chrono Stones? Non ne ho più pallida idea. Skipper finito. Kalla invece. Oh, anche lei. Non mi sembrava fuori gioco, ma lo accetto. La foresta spettrale. Una nemica quella che hai appena esci dal mondo perduto, quello lì del capitolo extra. Verso che finirai? Tra poco, credo. Finiamo questa amichevole e poi vediamo. Oppure tiro avanti fino a mezzanotte. Non lo so. Perché Lost è cambiato? Ah no, è la stessa, solo che parte così. È vero. Bel crit. Crit in chat. Crit in chat. Un bel crit in chat. Benissimo. Sparku Edge d'Oribble. Mamma mia, Cal. Pure lei, eh. Pure. Oh, ma perché si fermano? Per quale motivo? Beh, dai. La parata. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va... La divisa di sistema per ottenerlo bisogna entrare nella vecchia sede Raimon. Per entrare serve la chiave che si ottiene con la password che in Italia non esiste. F. Una piccola F. Orchid evoca King Long, guerriero dell'est. Tattica speciale, ma noi usiamo. Ci avvaliamo della marcia cascata. Ed è brutta la situazione, perché Byron, ma mi confondo sempre. Vabbè, ce l'ha fatta a dribblare. Questa cosa che mi viene da dire Bylong, perché effettivamente uso anche Bylong, però lui si chiama Byron, mi fa impazzire davvero. Davvero. Questo entra? Ho i miei dubbi. E invece sì, perché era stordito. Cioè, l'ho stordito. Tutto bene? Sì, Virgil. Te? Sto proprio chillando con questi amichevoli. Sto proprio chillando. Mamma mia, Sael. Secondo me lui e Destra sono... Non tra i peggiori degli antagonisti extra dei giochi di Inazuma Eleven. Però poco ci manca, se devo essere onesto. Non mi piacciono un granché. Qua non ha nemmeno controllato Shawn, però. Dettagli. Wolf Legendo! Un bel crit a caso. Inutile, però. Va bene. Sunshine Storm! Un video. Un giorno farei un video sulla tua squadra. Boh, può essere. Non lo so, non dico di no a niente. Ho in programma di fare un video sul manga di Go. Dal momento che l'ho comprato e mi è arrivato oggi. Ve l'ho fatto vedere su Instagram rapidamente. Però ecco, non dico di no. Può essere. Ho fatto la tattica? Sei serio? Avevo premuto sul Miximax, io sono sicurissimo. Vabbè. Vabbè. Lei è lo spirito attivo. Però. Ah, è vero. È di dribbling il suo. Pensavo fosse di difesa. Non mi ricordavo avesse evocato Kill Long. Mamma mia, Goldie, pure te, però. Mi fa emozionare. Mi fa emozionare. Vedere la squadra. L'ho mostrata inizio live. Quando finisci magari puoi rivederla. Tanto rimane. Sunshine Storm. Che bello il raggio accecante, eh.
quello blocca. Quel balzo boom. JP intensifies praticamente. Fammi fare questa cosa. Tanto qua passiamo. No, ci ha bloccato più forte. Di pochissimo, eh. Quindi è arrivato il momento di farvi vedere quanto è forte Shaw. Credo proprio di sì. Ocean Okiba contro Nuvole Rosse. Questa manona armata dell'armatura cattura il pallone e non lascia scampo al proprio avversario. Andiamo con Shaw. No, ovviamente no, scherzo. Ho detto di passarla comunque prima, eh. Forza. Non ci voleva. In Spagna fanno ancora i tornei competitivi con lo Stones? Non ne ho la più pallida idea io. Diciamo che non me ne interesso molto. Andiamo di Kmet. Lui sta un attimo in difficoltà, quindi magari riusciamo a fare gol lo stesso, sapete? Non faremo un valore troppo alto. Però invece no. Però Byron qua un bel graffio letale non glielo leva nessuno. Ciao Deuk. Mi sono sempre confuso con i nomi giapponesi del bagliore solare e il raggio accecante. Effettivamente sono un po' troppo simili. Perché uno è tipo Sunshine Force e un altro è Sunshine Storm. No, forse Sunlight Force. Non mi ricordo affatto. Perché ho scelto questi giocatori? Perché mi piacciono, se devo essere sincero. Non mi interessa usare quelli forti. Almeno, se mi piacciono e sono anche forti, ben venga. Però di per sé, giocate con chi vi piace. Seriamente. Dico lo stesso anche su SD. È inutile avere una squadra forte ma che vi fa schifo da giocare, quindi fate i brevi. Sì, è un filino velocizzato comunque, ma di poco poco poco, di 5 frame, quindi si nota ma non molto. Il fatto è che gioco al doppio della velocità di solito io. Pensa se questo sembra veloce già di suo, a quanto gioco veloce, effettivamente. Quanto devi nerdare per boostare questi tanti livelli delle tecniche? Guarda, ho usato un programmino che te li fa andare al massimo, quindi di solito tanto, però come fa la sua treccia a rimanere in piedi nonostante fosse sotto sopra? Comunque sì, serve molto molto tempo. Più che altro so che un po' toglie il gusto di allenare le tecniche, anche se non lo trovo il gusto, però vabbè. Avo, l'allarme intrusi è scattato. Hanno sconfitto tutte le squadre che abbiamo fatto loro affrontare. Cosa? Tumri, ho assistito a molte battaglie prima d'ora tra squadre e giocatori molto potenti. Aspetta che devo fare così. Questi sono gli individui in grado di salvare il mondo. Sono loro che aspettavamo. È deciso allora. Accetterò la vostra offerta per proteggere il pianeta. E riprenderò il ruolo di allenatore. No, non ha senso comunque questa cosa, perché non è lui che accetta il ruolo, ma è lui che lo vuole il ruolo nella storia originale di Galaxy. Quindi e ora qua c'è l'amico Card, stanza dei nipoti. Quindi, boh, non so se sono decenti, non, cioè, immagino di sì, perché alla fin fine. Però
Qua ci vogliono altre cosucce che dovrò sbloccare finendo le altre amichevoli. Però per il resto prendo già le carte perché non ho voglia di tornare poi. Ah, era lui il capitano. Anzi, lei credo. Era lei il capitano delle ali acquatiche, non me ne sono mica accorto. Spada reale. Braggard e Xiang sono buoni. Ok. Fasce di Tezcat, finalmente, finalmente, finalmente. E hai ottenuto una tattica speciale. Qua è sbagliato perché è un allenatore, però non è una tattica speciale. Ora, 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 ora. Posso cambiare cose per la fascia di Tezcat che aumenta la fortuna, effettivamente. Però non so quanto mi convenga. Ai portieri so che gliela devo dare. Anche se aumenta di proprio pochissimo, però. Volevo vedere una cosa, perché l'altro giorno ho visto un video a caso e ho visto lei, credo. E mi piaceva come giocatrice. Non sembrava per niente male, anche se di solito mi metto così, faccio magari nuovi giocatori, guardo quali sono, cosa fanno. Se mi piacciono come character design, alla fine li recluto, non altro, ecco. È così che li scopro i giocatori, per chi se lo stesse chiedendo. Poi lui, visto che non era malaccio prima in difesa. Lì abbiamo l'amico card. Questi sono tutti dell'artiglio, della zanna del nord. Braggard è forte, sì. Ok. Cursis Cryan Crusoe. Qual è la vostra squadra preferita di Inazuma Eleven? Go. Ditemi un po'. Qual è? La mia personalmente è i Calciobot. Guardate qua, sono incredibili. Cioè. E in più, tra 11 Calciobot, io ovviamente ho scelto il numero 5. Perché guardate un po'. Guardia del Museo del Calcio inventa nuovi protocolli di comunicazione. Cioè, è incredibile. È incredibile. A parte che qua museo è scritto minuscolo, ma qua maiuscolo. Quindi significa che... Anzi, sono il quinto. Quello che ho scelto io è speciale, perché è l'unico con il museo al minuscolo. È incredibile. È incredibile. È più speciale di prima, mi dispiace. Pam 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 pam. Axel così è tutt'altra cosa, rispetto alla versione Zabel, se volete la mia opinione. Per luogo, un prato sconfinato. Questo qua è un giocatore esclusivo delle carte, sapete? Appariva unicamente nel TCG. Blitzen invece ve l'ho mostrato l'altra volta qual era la sua origine. Pure Carson. Ce n'era un altro di Carson ed era quello di Inazuma Eleven 2, che era fortissimo. So che ve lo ricordate. Demon, Dazzle, Iceberg, Tarik. Lui è un maschio. Lui è un maschio. Gaza Irons, Shortcake Holmes, Bill Ingsgate. Ciao Loredana. Che programma ho usato per allenare le tecniche? Farò un video riguardo. Inutile che te lo dico perché non è ancora uscito. Wow. Carla K è uno dei cantanti delle varie sigle. Questo qua invece è un personaggio disegnato da un giocatore su da un fan su Korokoro. Lui e lui. È un po' come hanno fatto con Ares, con Ponko e Muyo. Quindi è parecchio carina come cosa.
Cosa volevo fare? Volevo andare a prendere Okita. Perché così prendiamo anche Dval. Sì, Dval. Vladimir. Perché mi è venuta fuori Dvalin. Guardate che salviamo un attimo. E andiamo a Bakumatsu, non qua. Gioco PC, sì. Guarda, Itzer dei Cavalieri Oscuri. Ok. Non ci sono i Cavalieri Oscuri. Prendiamo per nome Itzer. Ah, ok. Sì, sì, c'è pure SSD. A me piace... piace quell'altro che ha capelli biondi. E non mi... dov'è? Fatemi... ah! Non riesco a parlare. Ditemi dov'è l'amico card dei Cavalieri Oscuri, per favore. Così vi faccio vedere chi intendo io. Ciao, Kita. Ma giocare da PC... strano, ma ti abitui facilmente. E secondo me può essere anche un pochettino più funzionale. Però Gun si chiama quello biondo. Potrebbe essere lui. Secondo me se vado da GameStop trovo in Azuma Level 1 per 3DS o DS. Oh, che palle quando si buggano le ste carte, mamma mia. In Azuma Level 1 per 3DS è solamente digitale. Non è uscito pure fisico. Amico card buggata, va bene, va bene. Dopodiché, vorrei anche lei. Anche lei mi piace molto come giocatrice. Stavo dicendo, posso anche reclutare Sakamoto, che si trova a Kyoto. A Kyoto si trova Sakamoto. Probabilmente sarà qua a mangiare, o qua dentro, o nel ristorante a destra. Ok, 100-100 è di là. Anche se dovrebbe essere casa sua, effettivamente. Let's go. Sto ancora un po' in live. È Chronostones questo. Dove si è reclutato ce l'ho già fatto vedere. E non lo farò rivedere. Non è lui Sakamoto, ma è lui. Nice. Hai fatto un video su come installare questo gioco? No, perché sarebbe illegale. Compralo e non fare la sanguisuga, che se nella Zoom Eleven muore, poi piangete tutti, 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 tutti. Sono buggate queste carte. Devo reclutare anche loro per prendere poi Basher. Serve a battere l'ogre nelle amichevoli e nostalgia. Prima o poi le finisco tutte le amichevoli, quindi tranquilli. Record qua mi dà anche... ah, aspettate, devo fare i mix i max ideali. Mi mancano quello tra Mark e Arion. Ah, ideale con Axel anche. Vediamo com'è, non l'ho mai visto, credo. Vediamo. Ma che cazzo. Cioè, oddio, ha più senso di molti altri mix i max ideali, quindi va bene. Va bene. Allora, questo era è il sesto. E poi c'era anche quello con Jude Caleb. Assomiglia ad Aster. Sembrava... guardate lui quanto è brutto. È per quello che non volevo usarlo sto mix. Però per ora è già settato, quindi questi cazzi. Allora, Jude va con Caleb. Ma sì, due a caso.
Questo è già più carino dell'altro, a dire il vero. Però. Ok. Presi anche questi due. Istante all'altezza, batti una squadra in Street Pass, lo farò più ma poi. Dati infallibili, completa l'album di giocatori al 100%. Questo non lo puoi fare se non scambi con l'altra versione. Quindi, catena sestupla. Guardo essere amichevoli apogeo. Queste vanno tutte fatte, vedete. Ah, qua c'è quell'avo. Va bene, va bene, va bene. Squadra superiore vinci 200 partite. Sfidante superlativo vinci 500 sfide. Fan dei distributori. Collezionista di divise. Conversatore eloquente. Tutte cosette che vorrei fare prima o poi. Cosa volevo fare adesso? Non mi ricordo. Ok, mi è venuto in mente. Mi faccio sbloccare l'uragano bianco con Bylong. Livelli? No, non volevo battere l'ogre. Volevo vedere qua che dovrebbe esserci da qualche parte il coso dei di Cavalieri Oscuri. Ma forse alla Raymond? È alla Raymond, dal centro sportivo a destra, alla palestra. Pam 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 pam. Lui mi piace. Lui. Berger. Berger vuole Gun. Gun vuole Kodiak. È un membro del gruppo Club dei Compagnoni. Andiamo a vedere dove è Kodiak allora. È alla sala della terracotta. Ok. Un attimo che avanziamo un attimo più velocemente, ecco. Olè. Sarà sicuramente uno da reclutare con una sfida, ci gioco quello che volete. Invece no. Una magia di Shawn. Ci stavo pensando anche perché più vi sabbate, in più vi sabbate e a dire il vero più slot di emote posso avere. Oh, lei sembra interessante. Prendiamo. Ramona Tempest. Set Lightning. Scorer, anzi sì, Scorer si chiama, va bene. Omega. Ma lasciamo perdere sti soldati di terracotta perché mamma mia, sono imbarazzanti. Health Lightning. Lui è basato su uno Shiba Inu. Set è fortissimo. Set Lightning molto forte. Va bene, vediamo un po'. Se mi piace lo prendo. Non sembra nulla di che, però dai, prendiamolo. Mi fido. Ora, torniamo alla Raymond. Gun, vai. Ciao signor Death.
Banti l'ho già. Baton. Baton è un membro degli scudieri neri. Vai. Vai. Prendiamo lui. Dopodiché possiamo prenderlo. Knife. Jackknife. Pugnale, letteralmente. Prendiamo anche Itzer. Sai un modo per chi gioca da PC per sbloccare i giocatori premium? No, non puoi sbloccare i giocatori premium. L'unico modo è usare un altro save, un altro salvataggio di qualcuno che ce l'ha. Ma in generale è lo stesso discorso di prima, nel senso, se hai il gioco piratato e non l'hai nemmeno fisico, in modo da magari passare il salvataggio da solo, cioè, cosa pretendi, nel senso. Faccio un altro amico card. Facciamo un po' il giro di amico card, effettivamente. Per vedere. Oh, è il Miximax. Il Miximax di Mark e Axel, quello. Yeti, guardatelo qua. Vabbè. Juan. Qua dentro c'è la seconda squadra della Raymond. Anche se di giocatori interessanti ce n'erano ben pochi, onestamente. Il download quanto costa per Android? Questo gioco è pubblicato su 3DS, non c'è per Android con metodi legali, almeno credo, anzi senza credo. Ma c'è barra di molto forte. Ti piace Davy Jones? Non è male. Dove si prende Ocho? Porca di quella miseria. Qua si prende Ocho. Qua da questo cane. Vedi? Synthrop. Cynthia Electra. Cynthia Electra. Electra. Electra Cynthia. Electro Sensio. In questa sfida mi ricordo che c'era Sepia. Sepia mi piace un sacco come giocatrice, ma probabilmente prima bisogna trovarla in qualche amichevole. Perché non ce l'ho. Sepia si chiamava. Da una Sepia. Se. O forse. Forse è esclusiva di di fiamma? Non lo so. Buonanotte, ragazzi, che va? Ditemi voi se sapete qualcosa. Perché effettivamente vorrei averla, Seppia. Wow. Monete di gioco 42. Non mi ricordo come funziona. Scarpini lucidi. Calcio interdimensionale. Facciamo quell'obiettivo che dice di usarne 10. Seppia Bartilletti, voglio dire. Sparletti. Boh, non so. Effettivamente posso cercare sulla wiki. Sepia. Siren. Sepia Bartletti. Per reclutare Siren devi fare. Però non dice dove trovarla, capisci? È quello il punto. Ah, invece sì.
Invece sì, ma questo è... Ok, Chrono Stones. Però è esclusiva fiamma. Esclusiva di fiamma. Quindi me lo passerò dall'altro gioco. Esclusiva di fiamma ed è in due squadre. Per quello non la trovavo. Però di base è lì. Ecco, dove ho fatto vedere prima. In quella sfida. Mi ricordavo bene. Joker. Fagli gli auguri di compleanno a un mio amico che si chiama Valentino. Buon compleanno, Valentino. Spero che questo compleanno sia felice nonostante ci troviamo in una situazione un pochettino farraginosa con questo coronavirus. Un bacione. Per alcuni aspetti Fiamma è meglio. Sì, ma Fiamma mi dà l'impressione di versione da boomer, non lo so perché. Come anche Supernova. Ripeto. Il vaio dei prodigi. Mamma mia, prodigi. I prodigi. I prodigi. Gang delle riserve. Anzi, era di Riverside. Infatti, sì. Ok. Non c'è nessuno di interessante. Già controllato. Di lì all'ospedale c'era Cammy. Ma nient'altro. Forse lui. No, ma va bene, Fabio. Nel senso, quando c'è un po' di spam di emote è figo. Quando invece è uno spam di domande è un po' stupido. Ma perché l'hai sospeso? Ma ti ho detto che va bene. Ma te sei davvero pazzo, Fabio. Sei un matto. Ma io ho paura di persone come Fabio Riccardini. Chiedi scusa a... Sì, chiedi scusa a Riccardo per aver messo in time out. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Proviamo a fare un time... No, non si fa. Vabbè, Riccardo, ti proteggo io. Ti proteggo io. Non ti preoccupare. Fabio, brutto... Fabio ti ha messo in timeout, però tra 5 minuti potrai scrivere di nuovo. Quindi ti prenderai la tua rivincita. Te lo assicuro io. Allora, loro li abbiamo tutti reclutati. Qua da Vittorio mi mancava qualche amichevole, sono sicuro. Ok, mi mancava tono danzante. Entra di qua era finita. Sì. Qua invece c'è la... Non te. C'è la Via Lattea. È una squadra un po' di stupidi, a dire il vero. E qua invece c'è la Baia di Pirati. Ce l'ho, Davy Jones, me lo sono passato da fiamma giusto quando... Perché c'ero. Mi trovavo lì sul momento. Ho detto va bene. E tra tutti questi, l'unico decente è Nemo, secondo me. Forse anche Corsair. Figurati, Rise, anzi, sì, io che vi ringrazio voi. Fiducia incrollabile. Io so che a voi piace quello stupidissimo, stupidissimo Infinity. A me fa abbastanza... Brrr. Ma tu manca Galaxy. Ok, con questa domanda aggiungiamo 2 settimane al rilascio della patch. Se sto facendo un po' il giro dell'amico card per vedere se c'è qualche giocatore interessante. La squadra l'ho fatta vedere inizio live, quindi se tornate indietro per favore perché ho fatto vedere tutto, ho fatto vedere eccetera eccetera, quindi... Bru. Brum momento. E ci sono le varie squadre del cammino imperiale. Hocus Pocus sono interessanti. Hocus e Pocus sono interessanti. Soprattutto Hocus, secondo me. Quindi possiamo pure reclutarlo.
Blaine. Sarebbe una domanda stupida, ma come fai a far andare così veloce il game su Citra? Emulation, configure e aumenti la velocità. E per ora è tipo 215%. Danix si scrive, se sei quel Danix... Ciao Danix. Ciao. Già che sono in Azuma, ma no. Cioè se giocassi solo in... Anzi, gioco più ad altri giochi che in Azuma, se devo dire la verità. Laurel l'ho già preso. Byron pure. Tipo a gennaio ho giocato un fottio di giochi. Poi mi sono un attimo fermato, ma ho finito i due Tomb Raider che mi mancavano. Ho giocato Final Fantasy XV. Ho giocato davvero un botto di roba. Questi sono Mare Lunare. Mare Lunare. Mare Lunare. Tre giocatori e cinque vuole. Vabbè, facciamo. Così prendiamo Doug e Alessandro il Grande. Naga. Lui è uno dei più fighi di questa squadra. Giusto perché io ripeto sempre questa cosa. I design di della serie Go sono boh. Perché ho preso quell'amico card? Mi mancava il tizio. E vorrei provare a fare una Final Fantasy VII Remake. Anch'io, non lo sai quanto. Volevo prendere una PS5, una PS4 per giocarmelo. Poi vabbè, la cosa è che non l'ho presa. Però lui vuole Jin. Prendiamo Jin, ma lui vuole Blush. Blush è un membro del gruppo Ricordi Fantasma. Lo sapevo che sarebbe andata così. Allora, Blush. Blush, l'ho visto. L'ho visto. Parco dei ciliegi. Vado al parco dei ciliegi un attimo. Innanzitutto però faccio così. Si è eliminata, benissimo. Andiamo al parco dei ciliegi. È un sacco che non guardavo un tuo video, poi ritornando a vedere qualche episodio in zona mi sono avvicinato. Mi fa piacere, Marcello. Mi fa piacere. Allora, ricordi fantasma sono lassù. Qua mi ricordo che c'era Tommy, che serviva per Paolo, per dire. E quello che mi serve a me probabilmente va reclutato. Forse qua. Blush si chiamava. Qua. Io faccio vedere anche questa beta con Wolfram. Let's go. Not bad. È molto molto simile a Skipper, a dire il vero. Ora si fa il save state. E si ricarica sempre fino a quando non riusciamo a droppare. Fish Dragon Quest, sì, ho giocato l'11, non altri. Però molto molto bello l'11. Ok, droppato. Se la cacita il PC che non legge, esattamente. Io per dirvi ho un i7 7700K e una 1050 come scheda video, quindi davvero davvero poco. La Mare Lunare là qua. Venonetta, ciao Ray. Buonanotte. Allora, Jin, vai. Entra in squadra. L'attaccante montagna escluso forte, escluso Zanar, che Simeon, escluso già. Rion Cho, consiglio lui. Allora, qua serve va lì. Lì vuole Xerxes. Xerxes è questo qua. Ho già Digitate, per fortuna. Anche lui era da droppare con una sfida. Ok, però devo sempre prendere lui. Quindi vai. Un i7 7700K dovrebbe essere. Onimo. E
Sì, io presari ce l'ho già, ragazzi. È un po' mainstream. Differenze tra Supernova e Big Bang. Credo alcune squadre nell'amichevoli e giocatori da reclutare. Allora, incontra Doug, si trova in Azuma City. Ok, datemi una mano a capire dov'è, perché non vorrei girare per tutto il globo. Potrebbe essere la Raymond, come potrebbe essere anche... Ok. Sei riuscito a trovare una foto della vecchia sede del club? Ah, volevo solo le foto lui. Sempre più stupido Doug. E l'ho trovato a caso, andando con il mio intuito geniale, modestamente parlando. Incontra di nuovo Doug, era un bel gioco di Captain Tsubasa. Ti dirò di più, me lo manderà Bandai. Ah, hard flex, but ok. Me lo manda Bandai, perché ci conosciamo io e Bandai. Tu vai via, tu vai via, tu rimani, tu rimani, tu rimani, sì, tu vai via, tu vai via, tu vai via, tu vai via assolutamente, tu puoi andare via, tu vai via, tu vai via, tu rimani e tu rimani. Ok, finiamo di vedere le squadre al giardino imperiale. Questo è Stella Alpina. Ok, qua ho fatto già. Sopra però ci sono i giocatori del... Ah, però mi manca la scultura. Mi manca la scultura. Cioè qua c'è il Galattico. E dentro lo stadio ci sono gli istruttori. Che dico anche no, grazie. Dico anche no e anche grazie. Io non capirò. Vabbè, metto la modalità lenta a 30 secondi, va bene. Diciamo così. Non si può. Non si può. Io metto la modalità lenta per evitare spammer. E invece ci sono comunque. Va bene. Va bene. Voglio dire, va bene. Devo mettere la modalità lenta? Devo mettere la modalità lenta? Ancora, nel senso, c'è già. Ma devo mettere ancora più potente? Aspetta. No. Ok, mettiamo... Aumentiamo di 5 secondi il delay. Adesso a 20 secondi, va bene. Prima era 15, però mi costringete. Ciao Giulio Acuto. Come va? Qua c'era la Omega. Il protocollo Omega. Mentre qua invece non c'era un granché. C'era la signorina Anabayashi. Ma si chiama davvero signorina di nome? Ah no, Kyoko. Trollab. Che cosa brutta. Scusa, non... La modalità lenta è per evitare che ci sia gente che spamma messaggi, domande, per farsi leggere, nonostante io più o meno legga praticamente tutta la chat. Se non leggo qualcosa significa che quella domanda è un po' stupida, se devo essere onesto. E quindi...
Opier, ragazze solari. Quindi qua giù. Ah, Cidra mi crash nel frattempo che gioco e ho Mac. Non ti so aiutare, non ho Mac. Let's go, John. Sì, Fabio. È per quello che non ti leggo mai, perché sei, boh, stupido. No, si scherza ovviamente, Fabio. Sei un aiuto importante. Sei colui che... sei il collante di questa famiglia. Questa grandissima famiglia. 2, 1, partenza! Va bene. Tempi andati. Che non c'è granché. C'è Aurelia. Perché non l'ho presa Aurelia? Amy. Amy, pellegrini imperiali. Mais lo possiamo prendere. Saturno è buono come portiere, fa schifo. Nel senso, non è malaccio, credo. Mi va di tornare qua dopo. Scott Thor Archer. Molto interessante. Abbiamo un amico card qua. Ah, anche se quello lì è di Natsume Eleven 3, quindi più o meno ci ha preso tutti. Più o meno sì. Quelli che non ho preso perché non mi piacciono. Che ora sono? Mezzanotte e mezza. Vabbè, fin quando ci siete io ci rimango. Voglio dire, ci sta, nel senso. Vecchi amici vogliono cose strane loro. Vogliono cose strane, però più o meno ce l'ho già tutte, quindi... Hermes, che con questi giochi di Go si è ingoblinito, si è innanito, anzi. Un po' come Fabio. Ciao Fabio. Bellissima l'osta la torre, comunque. L'altro giorno l'ho tenuta in sottofondo mentre facevo cose. Bellissima. Il punto è che tra un po' dovrò staccare, perché devo anche finire la tier list dei portieri di domani, che ovviamente voi supporterete con un bel mi piace, no? 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 Vediamo se ho qualcuno da scartare. No, va bene. Metropoli distante al door. Ok. Qua c'era l'amico card dentro a destra, dove c'è anche Felis. Quindi reclutate Felis, così quando la vedete pensate a me. Eccola qui. E tra l'altro una che costa di più. Wow, non lo sapevo. È una tra quelle che costa di più della squadra, insieme a Simeon. Quindi Felis maggiore Simeon. Sì. Qua c'è il team Gear. Però anche qua l'avevo reclutato tutto. Invece lì c'è gli alieni. Ci sono gli alieni qua. Wow. Ho già preso quelli che mi interessavano. Interessavano. E qua invece. Ok. Va bene. Probabilmente ci dovrò tornare più tardi, perché
Non credo che quelli che ho già preso bastino per finire il reclutamento. Credo ci vorranno tutti come al solito da reclutare. Dai, lui sembra fortino, se devo essere onesto. Se devo essere onesto, sembra fortino, quindi prendiamolo per il momento. Anche lei sembra essere non male. Azlerun. Ok, reclutiamo Dai. Quindi dobbiamo andare da Proud, che era dei ragazzi stellari. Questo significa dalla Raymond del presente. Tutte le partite con questa velocità. La metà. Dipende anche da quante animazioni fai. Non è qua, non sono dai. Ah, ragazzi, spaziali questo. Allora dobbiamo andare a Okinawa. Spide, Raymond secondo anno. Oh shit. No, io non ho gli FPS bloccati, sono 60 questi. Perché ovviamente hai il doppio della velocità e il doppio degli FPS. Raymond secondo anno, dobbiamo reclutare Spide. Terzo anno questo. Secondo anno dov'era? Mi ricordo. Secondo anno era da sopra. Oh shit, non mi ricordo dov'è il secondo. Ah, dentro, è vero. Vero, vero, è dentro, è dentro, è dentro. Andarlo a reclutare così con lo stupido Power Ranger. Penso anche a te che sarebbe. Penso anche a te che sarebbe veramente figo un gioco di Zoom Eleven dove giochi con il tuo personaggio che puoi personalizzare totalmente. Più o meno il nuovo gioco di Captain Tsubasa, quindi prendilo. Nel senso, let's go di nuovo. Niente da fare. Cos'è? Ok. Ora possiamo reclutare lui, sperando che la carta non rimanga. Ok. Prendiamo Dai. Dai. Dai, dai, dai. E lui vuole danza. Ronin Ruggenti. Danza, danza, danza. Eccolo qua. Oh, guarda il portone del castello. Oh, guarda il portone del castello. Oh, guarda il portone. E anche del castello. Andiamo al castello Nagoya. Usciamo. E là. Qua si trova anche Ayari. Qua si trova anche Ayari. Ah, ok, pergamena. Ah no, non è qua Ayari. What? Strano. Mi ricordavo che era qua. O forse è droppabile da una sfida Ayari. È questo Ayari. Forse devo droppare da lui l'oggetto. Proviamo un po'. Credo di sì, perché ci sono gli stessi giocatori di quel gruppo.
Bella sta parata, eccellente, Wayu. No, ho fatto troppo tardi il save state, vero? Alla banda di Tasuke. Ok. Ditemi se è qua quell'oggetto che mi serve, se lo sapete. Sì, è qua. Benissimo. Easy. Aurelio invece vuole Amy, pellegrini imperiali. Pellegrini imperiali è allo stadio del cammino imperiale. Dentro. Quindi no. Amy, eccolo lì. Vuole Evita. Lei vuole Reddy. Reddy. Ready, 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 ready. E da reclutare. È bello. Non è da loro, non è da loro. Probabilmente fuori. Qua ci sarà sto ready. Sì. Bisogna droppare sto giocatore. La spugna mostruosa. C'è una sfida vicino al ristorante dove c'è Sakamoto. Non droppa, non droppa, non droppa. Non droppa, non droppa, non droppa. Rovesci la nuova versione del nuovo gioco di EA oppure quella vecchia? Quella vecchia. Quella vecchia assolutamente. Questa nuova è... Non lo so, sono novità promesse un po' a caso e... Non sono novità. Mi ne zoomerei ben preferito il 3. Droppi? No, non droppa. Per droppare una giocatrice allo stadio del cammino imperiale, del giardino imperiale, ci è voluto tipo 20 minuti anche con questo metodo. Qua ho droppato adesso. Let's go. Let's go. La posso prendere quella stanza poco. Vedi su qualche sito d'usato. Non sei stanco? Ti interessa così tanto da scriverlo due volte nel giro di un minuto? Cioè, se fossi stanco, staccherei. Tra poco stacco, ma non perché sono stanco essenzialmente. Vado a letto alle 5 probabilmente, se non le 6. Quindi...
Aspetta, che ore sono adesso? È l'una quasi. Facciamo il giro di reclutamenti e poi stacchiamo. Se il calcio l'abbiamo già visto, allora andiamo all'epoca Sengoku. Facciamo un giretto anche qua degli amico card. Qua dentro non ci dovrebbe essere un amico card, ma solamente quella pietra parallela lì che fa vedere vestiti. Dal covo dei cervi bianchi ci sono solamente i cervi bianchi. Qua discepoli del Nunjutsu. Ecco, questa è una bella squadra. Un bel, come dire, è un bel gruppo amico card per fare una squadra con le mascherine. Banda di Tazuke, prendiamolo giusto per sfizio, anche se non mi piace per niente. Perché l'avete così tardi? Perché sono ormai abituato così. Qua c'è Yari, c'è anche Kazu, anche Kinoshita. Non uscirà la patch italiana, fare ancora reclutamenti e la tua squadra di live come CS? Sì. Sì, 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 sì. Sì. Qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. Quello lì l'ho già visto e quello sopra lo conosco, al parco dei ciliegi, quindi possiamo andare. Francia. Sì, uso il mio salvataggio, questo l'ho iniziato io per fare la serie. Lì sopra c'era Callo, c'era Callo, Callo, Callo Principe. Dov'è Callo? Eccolo qua, Callo. Castello di Kinnon. Loro due sono forti. Reina e Laru. Anche lui dovrebbe essere forte, se non erro. Minstrel, però mi fa schifo che abbia sto bavaglio. Orlean. Ce ne sono due qui. Vagabondi. Lui non è male. Raffaele Allegro. Raffaele Allegro, possiamo andare via. Non c'è altro. Epoca dei tre regni. Come lo ricordo più o meno, c'è la squadra di Zanark. C'è la squadra di Zanark. Potrei prendere Tyra. Però per il resto non... E perché costa 2006? Se abbiamo già visto prima. Sotto abbiamo già visto prima. Andiamo. Questo pure l'abbiamo visto prima, ma molto di sfuggita. Lui potrebbe prenderlo. Sembra fortino. Sembra fortino. Ma per il resto pure qua c'è poca roba. Moody up and down. Boh. Di qua si va per la Shinsengumi. Qua c'è il Kondo che è forte. Però dove è? Non è qua. Niseya mi pare si chiamasse. È forte pure lui. Ah, qua è la spugna mostruosa. Questo qua Yane è forte, ma non mi piace. Può stare là. Macha, quella di prima. Ciao Andrea, buonanotte. Tra poco stacco, ragazzi. Faccio il giro e poi finisco. Sunny. Sunny. Vabbè, abbiamo già visto. Possiamo andare.
dei dinosauros. C'è la squadra perfetta. Che mi sembrano dei gran stupidi, se posso dire la verità. Non mi sono mai piaciuti. So che sono forti, fanno mix perfetto con tutto, ma mi fanno proprio schifo, nel senso. Possono stare lì. Possono stare lì. Non mi ricordo dove sono l'amico card qua. Forse non l'ho nemmeno viste tutte, a dire il vero. Difficile però. Ok, c'è una lassù. Oh, mamma mia, la tizia lì davanti, cioè, c'è sempre stata lei, Pullens. Ma mi vengono gli incubi se ripenso a lei su Inazuma Eleven 2 o 3. Mamma mia. Mamma mia. Troodonte, cosa mi offri? Nulla. Questo è la... mi sembra che sia la base per il mix di Shawn e... non vorrei dire una cavolata, ma Nord. Qua credo che non ci sia invece nessun altro amico card. Dinosauro. Infatti no. Ok. Cosa, Fabio? Non ho letto. Cioè, cosa ho detto? Va bene. Ma andiamo avanti. Orgoglio forestale. Lunette. Lunette, Greenwell, c'è qualcuno? No. Da questa squadra, se vi dovesse interessare, trovate Flurry. Flurry e Mistral che ho reclutato. Li sconfiggete e poi avete l'amico card più avanti sul sentiero per andare alla caverna, là. Come si chiama? English! Shish! E sta coda dietro che... mamma mia. Warwick Canter. Cosa sarebbero questi capelli? Skipper... questo è Skipper 2.0. Questo è Skipper 2.0. È Skipper fasullo. Meister X. Eh? Perché costa così tanto? Riff. Giglio di avventure di questo gruppo Riff, però non c'è tra questi. Quindi si deve prendere con una sfida Riff. Andiamo a cercare sto Riff. Sheriff. Non è qua. Probabilmente pure fuori, dire il vero. Forse qua? Non credo però. Infatti no. È da questi. Sicuro. 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 Ma non fai più live su Twitch perché preferisco avere più spettatori con i quali interagire che avere più soldi nel portafoglio, essenzialmente. E nella caverna, buono sapersi. Buono sapersi. Qua c'è l'amico card di chi? Forse del Team Gar. Il Team Gar. E invece qua c'è appunto l'amico card con Flurry. Flurry, Virgo. Lui che... boh. Neptune, bravo. Sal. Rihanna. Però a voi vi interessa Flurry e vi interessa Weathervane. Sicuro. Andiamo nella caverna. Non sei tu, eh? Forse da te?
Come si chiamava il tizio che mi serviva? Non me lo ricordo già più. Non me lo ricordo già più. Mi dissocio da scaricare le ROM. Mi dissocio da questa cosa. Riff. Eccolo qua. C'è anche Meister X. Fissione e fusione. Mi si aumenta la velocità di gioco. Emulation configure. Dopodiché vai in emulation ancora. Anzi, in general c'è la sezione emulation. E lì cambia la percentuale. Oh, il primo. Bello. Più in là c'è quello dei non fanatici, ma già reclutato. Quindi chi se ne frega. Andiamo qua. Prendiamoci Meister X. Meister X. Il signoresse. Per spostare il salvataggio si serve la modifica, purtroppo. Ultimo amico card che possiamo vedere sta qua. Ce ne sono due, a dire il vero. Tre. Da qua ho già fatto. Qua ce n'è uno un po' boh. Era del team no, del team. Questo è il team Gar. Quello di prima era il team Zan. E qua c'è Veteran per qualche strana ragione in mezzo a questo mondo scemo. Unica chance. Qua ci sono di interessanti ROM. C'è Blitzen. C'è. Ci sono anche quelli. C'era Stalker. Ci sono anche quei due dei giocatori, dei fan. Lui e lei. Quelli disegnati dai fan. Hanno vinto un contest per rientrare in Inazuma Eleven. Damien Blacklock. Dazzle. Delia Hazel. Boh, non sembra male. Poteva essere più stupida, però. Ti sei perso tutto, vero? Beh, sono in live da quasi 3 ore. Adesso stacco, quindi direi di sì. Però lui non è male. Reclutiamo, reclutiamo. Tanto abbiamo posto. Reclutiamo, reclutiamo. Pop. Altri che posso reclutare? Loro no, 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 loro no, loro no, loro no. Ok. Però sapete che c'è? Volevo provare a fare una cosa. Volevo provare a fare una cosa. E la proviamo adesso. La proviamo adesso a luna di notte. Perché bisogna farlo in silenzio questa cosa. È una cosa strana che mi sono chiesto ieri. Ho detto, ma cosa succede se io faccio questa cosa? Adesso lo scopriamo. Adesso lo scopriamo, va bene? Allora, apriamo questo. Datemi un secondo che preparo.
Per dire, no? Intanto questo faccio così, me lo tengo da parte. Ok. Voglio un po' di emote con lo sguardo losco. Ok? Voglio un po' di emote con lo sguardo losco. Vediamo se qualcuno indovina quello che sto per fare. È davvero un qualcosa di stupidissimo e mi rendo conto che è stupidissimo. Però ne vale la pena. Poi riporto tutto alla normalità. Però voglio provare. Esatto, quella di Josh è la emote della loschezza. Ok. Vediamo se ha funzionato. Vediamo se ha funzionato. Innanzitutto avrei cambiato. Ok, sì, ho cambiato la. Non ha funzionato. Ho sbagliato qualcosa. Ah, ovvio. Devo metterlo il salvataggio modificato, se no. Se no. Un po' di emote losche, un po' di emote losche, un po' di emote losche. Non so se funzionerà effettivamente, però ci sto provando. Ci sto provando, ci sto provando. Voglio vedere. È un test. È un test. Shit. Va bene, va bene. Potrei provarci a farlo fin quando non mi esce un colpo critico. Adesso sì, voglio vedere quanti PT viene a costare effettivamente. Però con sta fortuna a 175 mi sa un po' difficile. Vediamo. Ha 7 super tecnica addosso sto uomo. Ha 7 super tecnica. No, ho fatto con l'armatura di nuovo, sono stupido. Scusatemi. Ho fatto con l'armatura di nuovo. Soffro gravemente di problemi. Quinto bruciatore e lacrime. Che cambia? Nel senso, spiegami un po'. Così si fa. Ok, adesso senza l'armatura. Senza armatura per vedere quanto costa usare la tecnica. Credo sui 250. Credo che andrà tipo sui 250, se non di più. Roba che non so se è PT a dire il vero. Non credo proprio, però. Ne ha 191. Possiamo prendere il pallone e darlo a Skipper? No, eh. Non possiamo prendere il pallone. Skipper.
L'ho buggato. L'ho buggato. Ma che cazzo. Che cazzo. Sono buggato. Costa così tanto che sei buggato. Che bellezza, che divertimento. E mi ha dato pure... Mi ha dato un record. Oh shit. Cos'era? Era... Distruzione immensa. Come si fa 999? 2999, come si fa? Spiegatevi un po'. Non ho capito. Non ho capito. Adesso posso prendere quello stupido di Caleb, vero? Ah, no? Sfidante leggendario, cos'era? Non serviva per un qualcuno. Connessione fulminea a full passaggi. E che non ci stiamo a provare. E che non ci stiamo a provare. Non ci stiamo a provare. Ci stiamo a provare. Ci stiamo a provare. Duemila sfide servono per Caleb. Ah, capito. Pensavo fosse uno di questi, dire il vero. Non ci stiamo a provare. Ci stiamo a provare. Ci stiamo a provare. Contro quelli più scarsi. Vai. Siamo pronti. Siamo pronti. Let's go. Shit. Va bene. No, no, l'ho fatto il portiere. Va bene. Adesso va velocizzato perché sono loro e quindi se ne frega, li ho battuti. Let's go. Lo metto a posto intanto che... Lo rimetto a posto, dai. Allora, Skipper... essenzialmente mi ero fatto lo screen qua per rimetterle a posto. Quindi... qua ci andava la Zero Magnum. Con 5. Qua ci va Passage... Dimensionel. Sempre al 5.
Dance delle ombre. Dance. 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 Dance de. Non me la trova. Dance de. L'ombre. Ok, trovato. Questo è al 5, va bene. Favore di un va bene, ok. A Victor gli toglierei Super Techniques. Gli metterei allora. Metticela tutta. Perché è buggato. Quindi facciamo così, salviamo, andiamo. Che bello. Volevo vedere come. Vabbè, Byron. Byron. Vabbè. Niente, sono rincoglionito per sé. Volevo vedere cosa succedeva dandogli così tante super tecniche. Che cosa ignorante. Si è buggato talmente tanto che costa 19 la tecnica. Faccio rivedere per chi fosse entrato adesso. Anche se proverei a vedere quanto fa il tiro di Pendragon. Giusto per goliardia, per capire. 1195. Quindi non influisce. Andiamo con l'armatura. Wow, siamo veloci, eh? Attacco Omega! Questo ha fatto 3100. Carino. Ma quindi fatemi capire, io la connessione fulmina non l'ho mai usata, onestamente. Ma una volta che colleghi tutti i passaggi fa 999 di base? Cioè 9999? Lo fa automaticamente? È tipo il premio per farti tutto quello sbatti? No? Ok. Ma adesso riesce pure a dribblare così? Mamma mia. Non ha la forza, però continua ad andare avanti, Skipper. È tipo un comandante. Adesso costa 98? Perché adesso costa 98? Boh. Andiamo sta partita e stacchiamo, dai. Siamo già 7-0. Va bene. Mi devo rifare lo screenshot, allora, sapete. Perché poi dovrò caricare questo salvataggio. Almeno ho quei due record già fatti. Sti cazzi. Ok. Voi. Todd con 5 super tecnica. Todd con full set. Sudore e lacrime. Con nessuna tecnica. E tutte le statistiche a 24.000. E voglio vedere se non ce la facciamo a vincere. Come preferisci Byron a Sol? Gusto personale, nel senso. Non c'è un perché. Come dire, perché preferisci le patatine alla paprika piuttosto che quelle classiche? Mi piacciono di più. Ma se facessi un bello scartaggio di portiere con Skipper, magari, che è pure rotto, nel senso non ha pie. Oh no, non si fa. White Ohuru.
Ok. Quindi se adesso vado qua, stabilito nuovi record. Mi ha dato pure... Dov'è? Distruzione totale. Wow, interessante. Interessante. Non credo di aver fatto 346 partite con Arion. Ma forse conta anche le sfide. Quindi ci può stare, però va bene. Va bene. Fatemi... fatemi fissare di nuovo il salvataggio. Si fa così. Fa così. Fa così. Fa così. Si fa così. Così. Apri. Tac. Zero magnum. Questo non me lo ricordo. Passage. 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 Passage dimensionnel. E l'ultima è Danse delle ombre. Danse dell'ombre. L'ombre. Ecco qua. Zero magnum va a 5. Tutto a 5. Ok. E Victor gli diamo super. Metticela tutta. Anziché super tecnica, perché sembra buggato. Ok. Ora si fa così, si fa così. Ops, ops. E si restarta. Skipper, please come to Besikt. Cronotto. Skipper fissato. Lo rimettiamo al suo posto e controlliamo Victor, che ora mettecela tutta, yes. Yes, yes. Bene ragazzi, ci siamo divertiti stasera. Non posso dire il contrario. Anzi, mi ha fatto molto piacere anche giocare insieme a voi. Ci vediamo domani con la classifica dei portieri. E vi dico un'ultima cosa, ok? Ok. Io vi chiedo, per favore fatelo per la mia sanità mentale. Se ancora non l'avete fatto, andate a mettere un mi piace al video dei migliori difensori di maggio di SD. Ci sono 382 mi piace. Questo significa che mancano 18 mi piace per arrivare a 48. A 48 erano 400 mi piace e io potevo pubblicare la classifica dei portieri. Fatelo perché è un mio pallino mentale ormai. È un mio pallino mentale. Tanto vado anche a ringraziare gli ultimi follower su Instagram. Facciamo come gli youtuber grandi. In Azuma Corner su Instagram, se mi seguite vi saluto in questo preciso momento. In questo caso l'ultimo che mi ha seguito è stato Manfredi Tripoli e Ermatti05. Benvenuti, bentornati o quello che è. Tra l'altro ho fatto anche delle storie sul manga di Go, quindi andatelo a vedere, che magari vedete anche l'errore che hanno fatto e hanno scritto che Lucian Dark è un difensore o che JP è un centrocampista. Sempre belli i manga tratti da videogiochi che vengono fatti un po' coi piedi. Poi potrebbe essere pure difensore Dark, Lucian Dark. Però perché poi nel volume 4, in quello stesso indice, c'è scritto attaccante invece che difensore? Vabbè. Vabbè, lasciamo questi misteri ad altre persone. Ragazzi, 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 io vi do l'appuntamento. A domani. Ciao.